Salve popolo del tubo, sono sempre io Draker e oggi siamo qui in un nuovissimo video. Un video molto particolare poiché parleremo di un argomento molto delicato che attualmente sta facendo discutere tutto il web. Personalmente non so se questo video durerà parecchio o meno, poiché le cose di cui parlare sono veramente tante e forse non mi ritengo all'altezza di poter parlare di tutte le cose a 360 gradi, poiché non possiedo tutte le competenze in ambito sportivo da poter essere sicuro di non sparare puttanate. Tuttavia, nel web tutti stanno dicendo la propria opinione, tutti stanno dando la propria osservazione in merito a questo argomento di cui adesso andremo a trattare, quindi non vedo il motivo per cui non debba dire anche la mia. Ma prima di partire con l'argomento vero e proprio, sigla! Il Comitato Internazionale Olimpico ha sostenuto per la prima volta che gli sport possono essere considerati una vera e propria attività sportiva. Non si esclude infatti un possibile futuro olimpico. Questa singola affermazione ha fatto incazzare tutte le persone, maggiormente esterne al mondo dei videogiochi e soprattutto esterne al mondo dei videogiochi competitivi. Ma prima di parlare e vedere se l'affermazione del Comitato Internazionale Olimpico è sostenibile o meno, ragioniamo un po' su quelli che sono gli sport e quelli che sono gli e-sport, e soprattutto dividiamo in varie categorie gli sport. Ok, iniziamo. Negli sport possono esserci diversi giochi. In tutti i giochi considerati sport possono esserci diverse categorie di gioco. Guarda per esempio il calcio, tennis, basket, pugilato e tutti quegli sport che richiedono comunque un'attività fisica. Dopodiché un'altra categoria, un'altra ramificazione degli sport sono per esempio Formula 1, MotoGP e equitazione. Sport che più che richiedere un'attività fisica richiedono una determinata coordinazione durante le varie gare. Dopodiché esiste un'altra ramificazione di sport come scacchi o addirittura sport non ancora riconosciuti e spero mai dalle Olimpiadi come per esempio il poker. Anche il poker viene considerato uno sport. Fatte queste tre ramificazioni piuttosto generiche, riflettiamo se i videogiochi possono essere considerati come sport. Come detto prima, all'affermazione del Comitato Internazionale Olimpico che ha sostenuto che i videogiochi possano essere considerati come un vero e proprio sport, molta gente non è stata per niente d'accordo, facendosi le solite domande del tipo: ma allora se sono a dieta mi basta fare una partita COD per dimagrire? Ma i videogiochi, con i videogiochi non fai attività fisica? Eccetera, eccetera, eccetera. Ragioniamo su queste frasi. Come detto prima, non per forza uno sport richiede una determinata attività fisica. Guarda per esempio la Formula 1 o guarda per esempio gli scacchi. Quindi perché i videogiochi non possono essere considerati come un vero e proprio sport? Attenzione, non mi sto riferendo ovviamente a videogiochi del calibro, che ne so, di Super Mario o giochi del genere, ma sto parlando di veri e propri giochi competitivi quali per esempio StarCraft o Counter-Strike. Ma ragioniamo di più su StarCraft. StarCraft è un gioco strategico gestionale in tempo reale che richiede una determinata coordinazione e soprattutto richiede una buona gestione delle proprie risorse, delle proprie truppe e tutto ciò che ne concerne. Stiamo parlando ovviamente di giochi competitivi, ragazzi, giochi in cui veramente ci può essere gioco di squadra, coordinazione, capacità mentale, tutte abilità richieste anche per esempio dagli scacchi, esempio ricorrente in questo video. Quindi se la gente non si indigna a vedere una partita di scacchi per esempio alle Olimpiadi, perché dovrebbe indignarsi di una squadra che gioca ad uno StarCraft o un Counter-Strike? Ragioniamoci, ragazzi, sono la stessa identica cosa, solo che al posto di giocare su un tavolo o su una tavolozza si gioca con mouse e tastiera. Richiede comunque una determinata coordinazione, una determinata conoscenza del proprio strumento e soprattutto del gioco. Probabilmente chi è esterno al mondo dei giochi competitivi potrà capire a fatica le mie parole. E lo capirei. Ma provate solamente a giocare ai giochi che ho elencato prima. E solo allora capirete quanti anni di esperienza, quante ore di allenamento vengono richieste per iniziare a giocare decentemente. Stiamo parlando pure di 2, 3, 4, 5 anni di allenamento per imparare a padroneggiare esattamente tutte le meccaniche di gioco e riuscire a fare partite decenti con il proprio team. Quindi ragazzi, è inutile generalizzare su tutti i videogiochi, perché di certo, come detto prima, non troveremo mai un GTA 5 o un Super Mario alle Olimpiadi. Siamo seri, per favore. E ricordiamoci che uno sport, come detto prima, non richiede necessariamente uno sforzo fisico. Lo sport è anche gioco di squadra e coordinazione. Molto probabilmente alla gente questo spaventa, poiché la novità, tutto ciò che è sconosciuto agli occhi della gente, fa paura. E quindi
La gente fa fatica ad accettare questa cosa, la gente fa fatica ad accettare la novità. Ma prima o poi, ragazzi, fidatevi, i videogiochi, quelli competitivi, avranno il giusto rispetto che meritano.